Ciao, benvenuti sul canale di Pietro Graffini ancora una volta, benvenuti ai nuovi arrivati e vi invito ovviamente a iscrivervi al canale pigiando sulla campanella per tenere vivo ed essere tanti su questo grande canale. Oggi cosa facciamo? Ma facciamo un video perché sono arrivate tantissime richieste, mi chiedono in tanti come si fa ad attivare e abilitare la ricezione dei canali TV satellitari, come si riceve i canali sulla parabola, sul magnifico Samsung 7400NU, la serie 7. Abbiamo un televisore, come avevamo già detto, un 50 pollici di diagonale, ovviamente la definizione è un 4K. Bene, e voglio rispondere a tutte le persone che mi hanno chiesto ma come si fa a vedere i canali satellitari. In questo video vi spiegherò passo per passo come si dovrà fare per poterli vedere con la vostra parabola. Ovviamente anche una cosa interessante, anche perché siamo alle soglie dello scadere dell'anno 2020 e i piani delle frequenze sul digitale terrestre, cioè la ricezione classica con l'antenna in digitale terrestre, stanno di nuovo cambiando le frequenze. Il vecchio digitale terrestre, il vecchio ricevitore non andrà più bene, dovremmo procurarci un digitale terrestre versione 2. Il Samsung NU 7400 ha già incorporato ed è già pronto per ricevere le nuove frequenze per il digitale terrestre numero 2, ma inoltre questo TV incorpora anche già un ottimo ricevitore digitale satellitare per vedere i programmi con la parabola, e proprio oggi vi spiegherò come si fa. Rimanete all'ascolto, ci vediamo dopo. Ciao! Ecco il nuovo telecomando della Samsung serie 7-8, il piccolo telecomando con pochi tasti, dove potete trovare sul mio canale una dettagliata descrizione per il suo corretto uso. I tasti di cui oggi abbiamo bisogno saranno il tastino casa, home, e poi per la navigazione, per spostarci in alto e in basso, sulla corona circolare in alto, in basso, a destra, a sinistra, come se fossero quattro frecce. Mentre il tasto centrale è il tasto ok per confermare la nostra operazione desiderata. Iniziamo ad accendere il TV col tasto d'accensione in alto a sinistra, dopodiché con il tasto Home dovremo far apparire in fondo allo schermo le varie caselle delle varie funzioni. Ci dobbiamo spostare su TV diretta terrestre, dopodiché con la freccia in alto della corona ci posizioniamo su elenco canali e dovremo cliccare ok. Una volta cliccato su elenco canali, in fondo a destra troviamo sotto la colonna modifica canali l'icona, spostandoci in fondo, dell'antenna della parabola. Ci clicchiamo ok e troviamo tre possibilità di ricevere i nostri canali: o con l'antenna tradizionale terrestre, o con il satellite che è la parabola, o con TV che è sempre parabola. Noi scegliamo l'opzione TV, che è quella che si ricevono i canali RAI anche con la TV SAT abilitata, pagandola insieme al canone. Ed ecco qua le immagini di un canale televisivo ricevuto con la parabola. Ricerca dei canali satellitari e impostazioni della parabola. All'inizio non troveremo nessun canale visualizzabile da parte della parabola perché il televisore non ha ancora effettuato una nuova scansione. Quindi è opportuno, tramite il tastino sul telecomando Home Casa, facciamo apparire in basso dello schermo il menu, spostandoci sulla rotellina dell'ingranaggio, e andiamo su Impostazioni per effettuare una nuova scansione delle ricezioni del canale satellitare. Terza icona, partendo dall'alto, la terza, trasmissione, ci spostiamo su impostazioni, sintonizzazione automatica, e confermiamo l'operazione. A questo punto lui mi dice adesso l'avvio, che mi cancellerà i canali che io ho già sintonizzato, ma voi lo dovete fare.
Qui viene il bello, perché potrete appunto scegliere quale scansione fare sull'antenna tradizionale, quella che l'avrete già fatta per i canali digitali terrestre, o altrimenti qua è proprio il nostro caso, o tramite la ricezione il cavo coassiale, o comunque il satellite, la parabola o la TV, che è sempre parabola. Noi dovremo scegliere TV per ricevere i canali SAT per tutti i canali italiani. Se poi siamo curiosi per sapere anche cosa c'è sul satellite totale del 13 Hotbird Est, possiamo fare una scansione selezionando satellite e quindi avremo di nuovo veramente tanti tanti canali. Già che siamo in questo menu, possiamo dare anche un'occhiata a come devono essere le impostazioni dell'LNB, del convertitore, il cuore della parabola. Questi sono i suoi parametri. Bene, possiamo uscire da questo menu, torniamo indietro con la freccina verso sinistra del telecomando e ci possiamo posizionare sulle impostazioni avanzate. Scendendo in questo menu possiamo andare su impostazioni avanzate e ovviamente cerchiamo la voce sistema satellitare, che andremo in basso a cliccarci e confermare. In questa videata dovremo però, per accedere, impostare un PIN, che lo si farà all'inizio dal menu principale. Scegliete voi un PIN di 4 cifre a vostra scelta. Nel sistema satellitare troviamo l'alimentazione LNB, che deve essere il pallino acceso, altrimenti non diamo tensione corrente alla parabola. E qua troviamo le impostazioni LNB. Se volete vedere come saranno. Il satellite, in questo caso qua in Italia, per i canali italiani scegliamo l'Hotbird 13 Est e ci cliccheremo sopra. E queste sono le varie impostazioni di default. Bene, direi che è proprio tutto per quanto riguarda le impostazioni e la visualizzazione dei canali satellitari. Possiamo tornare indietro e fare sparire il menu in sovraimpressione col tasto indietro del telecomando. E ora, ancora per ricordare come si commuta tra canali satellitari e canali digitale terrestre, andremo nuovamente sul blocchetto TV in diretta, torneremo sopra su elenco canali, clicchiamoci sopra e alla nostra destra dello schermo, sotto modifica canali, nella colonna l'ultima in fondo, l'icona TV, ci permette di selezionare quale tipo di canale ricevere, o antenna tradizionale o la parabola. Direi un'operazione molto semplice per un grande televisore Samsung 4K 50 pollici. Spero che sia stato chiaro, sia stato un video che vi abbia tolto molti dubbi e abbiate capito come si fa a ricevere i canali con la parabola via satellite con il Samsung 7400NU versione 7. Comunque, se ci sono ancora dei dubbi, ci sono ancora alcune cose che non avete capito, non esitate a scrivermi qua nel link, scrivetemi via mail e io sarò contentissimo, felicissimo di rispondere alle vostre domande. Un caro saluto da Pietro Graffigna, dal mio canale. Ricordatevi di mettere un bel pollicione all'insù se vi è piaciuto, un like, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, da Pietro Graffigna.